Per Natale sono arrivati i figli della famiglia ospitante, è arrivato prima quello che abita a New York. E abbiamo passato qualche giorno insieme. You're offering me your server. Waiters. Sophie. King Kong, Arthur. Queen Elizabeth. Queen Elizabeth II. Mattina di Natale. Abbiamo anche il fuoco in casa. La mattina di Natale siamo andati insieme in spiaggia dove abbiamo giocato a beach soccer. Il giorno dopo Natale è arrivato l'altro figlio della famiglia ospitante con la sua fidanzata. Non è potuto venire il giorno di Natale stesso perché stava lavorando, quindi lo abbiamo aspettato per aprire i regali. È stato bello vedere gli aspetti del Natale americano, un po' differente dal nostro, ma non troppo differente, diciamo, abbastanza simile. Houston, we don't have a problem. Il giorno dopo siamo partiti per Houston, dove il figlio della famiglia ospitante vive. Abbiamo passato qualche giorno a casa sua. Siamo andati a vedere una partita di college football, che è molto seguito qui negli Stati Uniti. È uno stadio enorme, 100.000 persone. Ma non sto scherzando, veramente 100.000 persone allo stadio. Il giorno dopo siamo andati al centro della NASA, che c'è a Houston. Abbiamo visitato il centro, tipo una specie di museo. Ready for some NASA tour? Yeah, NASA tour! Welcome to NASA's Johnson Space Center, one of 10 NASA field centers and the heart of human spaceflight operations for the past 50 years. Siamo riusciti a vedere anche il centro dove la spedizione su Marte verrà comandata e tenuta sotto controllo tra 20 anni. Una bella esperienza a Houston, bella città, molto grande. Quello che mi è piaciuto di più probabilmente è il centro della NASA. Spazio, fisica, veramente bello per me. Siamo pronti a preparare le case di marzapane. I'm a professional house builder. Gingerbread house.